Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare di un argomento leggermente diverso rispetto agli ultimi video che ho fatto sul canale, ma voglio parlarvi di un qualcosa che mi sta molto a cuore. Infatti in questo periodo si parla un po' di come l'Italia sta gestendo la situazione, di come l'Italia sta prendendo provvedimenti, ma non stiamo mai parlando degli altri paesi e soprattutto non stiamo parlando di una politica di protezione contro questa guerra che stiamo vivendo in questo periodo, che è sostanzialmente diametralmente opposta rispetto a quella che sta facendo l'Italia adesso e che ha fatto in passato la Cina con ottimi risultati, anche se in un modo di gestione totalmente e diametralmente opposto. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Giuseppe Lupica, sono un medico specializzando in ginecologia ostetrice al Policlinico di Bari e come passione, diciamo, quella di raccontare in modo scientifico, divulgare da un punto di vista diverso. Non sono il classico medico che parla con tecnicismi, ma pensa più a rivolgersi a un popolo, ad un pubblico tra virgolette, con un linguaggio quanto più semplice possibile. Pertanto il mio scopo è quello di fare una riflessione in questo video, quindi mi raccomando commentate per cercare di creare delle discussioni anche interessanti. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, vi invito a condividere questo video, a lasciare un bel like e un commento qua sotto e via con la sigla! Di cosa voglio parlare in questo video? Della politica di gestione e di blocco dell'Inghilterra. Come sapete bene, l'Inghilterra ha deciso di arginare l'avanzamento del virus mediante una politica di immunità di gregge, ovvero ne parleremo fra poco cosa significa immunità di gregge ed è perché secondo me può non funzionare, che per certi aspetti può essere vantaggiosa, per altri secondo me può essere soltanto dannosa e soprattutto viene meno ovviamente a uno dei nostri diritti costituzionali, ovvero il diritto alla vita e alla salute, che abbiamo una sanità pubblica proprio perché vogliamo garantire la vita a tutta la popolazione senza fare discriminazione né che se sei ricco né che se sei povero. Sostanzialmente, per chi non sapesse, cosa ha deciso di fare l'Inghilterra? Beh, l'Inghilterra ha deciso di non bloccare assolutamente nulla, non fare quarantena, non evitare tutti i contatti, ma lasciare che tutto avviene regolarmente, quindi i lavori continuano ad andare, i negozi funzionano, tutto funziona regolarmente. Stai dicendo, ma è pura follia? Beh, in realtà ha un senso logico, nel senso che loro si vogliono basare su quella che viene definita immunità di gregge. Cos'è l'immunità di gregge? L'immunità di gregge è quella che noi abbiamo sviluppato negli anni, negli ultimi 100 anni, nei confronti di tante patologie, come potrebbe essere il morbillo, la rosolia. Da quando sono stati sviluppati dei vaccini tali per cui molte persone sono immunizzate e quindi la patologia non trova terreno fertile. Quindi cos'è l'immunità di gregge? È che tantissime persone hanno degli anticorpi contro quegli agenti patogeni e quindi automaticamente non vengono infettati, sono sostanzialmente immuni. Questo tipo di risposta può avere un gran senso logico, in quanto sostanzialmente immunizzi l'intera popolazione e sostanzialmente gestione della patologia. L'immunità di gregge però presuppone un qualcosa di ovviamente che noi al momento non sappiamo, ovvero si è realmente immuni dopo che si prende questa patologia? Cioè, quando noi ci prendiamo il morbillo, dopo ci passa e sostanzialmente non ci viene più il morbillo, siamo sostanzialmente immuni. Beh, per questo tipo di patologia esiste un'immunità? Non lo sappiamo. Al momento i pochi dati che abbiamo, in quanto conosciamo questo virus da 3-4 mesi sostanzialmente, ci dicono che non possiamo essere sicuri di produrre le immunoglobuline di classe G, ovvero quelle specifiche che si attivano immediatamente a una seconda infezione, mentre le immunoglobuline di classe M sono le prime che attaccano, ma hanno un tempo di latenza maggiore, in quanto devono prima trovare l'attacco con quel tipo di batterio o virus e poi c'è la risposta immunitaria. Noi non sappiamo se effettivamente siamo immuni o meno dopo aver preso il virus. Sembra che ci sono delle persone che si stanno reinfettando in Cina, quindi parlare di una possibile immunità di gregge è qualcosa
di ad oggi non comprovate, quindi probabilmente non possiamo sapere se ci sarà o meno. Qualora noi non possiamo diventare immuni per un motivo o per un altro, l'immunità di gregge non si potrebbe mai sviluppare, costringendo a milioni e milioni di vite umane sacrificate sostanzialmente per nulla. Perché questo è l'altro lato della medaglia: tantissime persone moriranno in un breve lasso di tempo. Ora, il concetto è leggermente diverso. L'Inghilterra prevede una grande picco iniziale e poi sostanzialmente tanti pochi casi nel lungo periodo, perché ovviamente se tu non metti in quarantena avrai un picco esorbitante, probabilmente ci supereranno nell'arco di breve tempo, proprio perché loro non stanno limitando i contagi, ma il virus sta galoppando nel loro territorio. Nella loro idea originale ci dovrebbe essere l'immunità in un periodo di tempo e quindi poi i casi man mano diminuire al costo di tantissime vite perse, perché ovviamente ci sono, come avete visto, la letalità è comunque non altissima ma comunque importante. È altresì vero che loro hanno un sistema economico, un sistema sanitario differente dal nostro, probabilmente più efficiente da certi punti di vista, e quindi suppongono di essere in grado di avere tante terapie intensive per poter gestire tutta la popolazione in terapia intensiva, ma che comunque tantissime persone moriranno. Il vantaggio è che la loro economia continuerà a galoppare, se non a rafforzarsi, dal fatto che tutte le altre economie, in primis quella dell'Italia, stanno crollando. Ma io non sono un economista, non mi rendo conto bene di queste cose, quindi lascio parlare di economia ad altri colleghi che magari sono più esperti di me. Perché questo sistema secondo me è fallimentare? Perché da un punto di vista, rispetto a quello italiano dilaziona nel tempo i contagi, cioè avremo tanti contagi ma nel lungo periodo, e quindi se esisterà mai un'immunità di gregge ci vorrà molto più tempo affinché ciò avvenga e si sviluppi, proprio perché i contagi saranno dilazionati. Ma poiché il nostro sistema sanitario non è in grado di mettere in terapia intensiva 10.000, 15.000, 20.000 casi gravi, beh, noi cerchiamo di relazionarlo. Sono due approcci diversi. Uno si basa su un metodo arcaico, quello italiano del 1700, del 1600, delle grandi, come per esempio la febbre spagnola, ultima per citarne qualcuna. Altre, quello più avanzato, è quello dell'Inghilterra, che prevede anche il fatto di, si suppone anche che venga progettato un vaccino nel breve lasso di tempo, ma il vaccino viene fatto qualora ci sia un'immunità di gregge, si possa sviluppare un'immunità di gregge. Se il virus muta anche di poco, il nostro sistema immunitario li faccia ciao perché non lo riconosce più, e quindi potrebbe essere un sistema fallimentare sul lungo periodo. In un'ottica prettamente economista, quello inglese potrebbe essere molto più vantaggioso, al costo di tante vite. E quindi la domanda che vi pongo: vale di più l'economia di un paese? Vale di più essere ricchi e ma sacrificare delle altre vite? Si sta scommettendo su un cavallo che potrebbe non essere veramente vincente, perché non abbiamo la certezza che questa immunità di gregge si sviluppa. Altresì, come fa l'Italia, cercare di garantire la salute di ogni singolo cittadino al costo di un minimo numero di vite, perché comunque purtroppo se ne perdono di vite, ma cercando di limitare al minimo il costo per singolo abitante, ma creando un danno economico non indifferente per la popolazione italiana? Beh, sono due approcci differenti, teoricamente entrambi vincenti, teoricamente entrambi fallimentari. Sicuramente io da medico non riesco a capire come i medici inglesi possono accettare tutto ciò. Ho fatto il giuramento di salvaguardare la salute di tutti indistintamente, e quindi come posso decidere chi salvare e chi no? Non riesco a capirlo. Ci saranno tanti morti in Inghilterra, purtroppo sarà così, a meno che loro non hanno già un vaccino pronto, questo non lo possiamo sapere, ma ne dubito, perché il sistema fondamentale è che si basa su un vaccino e che ci sia la risposta immunitaria di tipo IgG, e questo non possiamo sapere se si svilupperà nel breve lasso di tempo, e se si svilupperà, quindi non possiamo saperlo. Fatemi sapere con un commento le vostre riflessioni, i vostri pensieri su questo metodo di approccio, che io non condivido e sicuramente censuro e penalizzo, però ovviamente credo che in Inghilterra, che non è l'ultimo degli stati, si siano fatti i loro calcoli, probabilmente avranno dei risvolti diversi. Solo il tempo dirà chi avrà vinto in questa scelta e chi avrà preso la scelta giusta e chi sbagliata. Fatemelo sapere con un commento cosa ne pensate. Mi raccomando, condividete e supportatemi con un bel like, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ah, iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!